Fatemi partire dai complimenti ai ragazzi, ma non i ragazzi della Juve, quelli che sono scesi in campo. I ragazzi sono quegli eroi che insieme a me dalle 4 circa si sono fatti 2 ore e mezza di diretta per assistere a questa prima uscita, questa prima amichevole della Juventus. Prima vittoria della Juventus ai calci di rigore contro il Milan. È stata una partita di un'ignoranza fuori dal normale, perché basti pensare che i rigori sono stati uno scontro tra sportiello e Pinsoglio. Già qua, meraviglioso, meraviglioso, con Pinsoglio che ha una tecnica sui calci di rigore allucinante. Sembrava il miglior Dudek in alcuni momenti, sembrava Buffon Prime in altri per come ipnotizzava e in altri ancora mostrava una tranquillità rarissima. Quindi Pinsoglio veramente sui rigori è stato un giocatore determinante e noi ne abbiamo sbagliati un paio, uno con Kostić, uno con Ealing e poi per il resto si è andati. Però, allora, partendo ha preso un posto. Non è nemmeno calcio d'agosto. Non è nemmeno calcio d'agosto perché è calcio di luglio, è calcio di fine luglio, quindi ha valenza meno di zero questa amichevole, però era un'ottima occasione per rimettere un po' in moto i giocatori, per iniziare a muoversi un pochettino, per cercare di capire alcune cose, per vedere i volti nuovi, che sono stati pochi perché effettivamente sul mercato è arrivato soltanto UEA, però tra i rientri dai prestiti come Cambiaso o McKennie e i giocatori che sono stati aggregati alla prima squadra dai settori giovanili, che possono essere primavera o next gen, la Juventus aveva qualche giocatore in più. Juventus che parte con un 3-5-2 formato da Szczęsny, Gatti, Bremer e Danilo in difesa, Weah a destra, Cambiaso a sinistra, Locatelli davanti alla difesa, Miretti e McKennie in mezze ali e Kane e Chiesa davanti. Allora, io pensavo che il Milan potesse essere molto più avanti della Juve, devo dire la verità, perché aveva già giocato comunque con Real, la Juve col Barcellona non aveva giocato, adesso tra qualche giorno invece avremo appunto Juventus-Real Madrid per cercare di chiudere questa tournée americana. Quindi sì, si è giocata di notte principalmente per questo motivo, ma lo sapevamo già. Invece quello che ho visto è stata una Juve, secondo me, decisamente migliore rispetto al Milan nella totalità. Ribadisco, è calcio nemmeno d'agosto, è calcio di fine luglio, non conta niente, però a parte i primi 10 minuti dove non mi è piaciuta per niente la Juve con vari lanci lunghi, difesa molto bassa, falsa riga della conclusione del campionato scorso, poi invece c'è stata una Juventus che ha provato ad andare in maniera differente, perché ha provato a giocare palla a terra, ha provato ad arrivare in porta con pochi passaggi, due o tre, cercando di verticalizzare, cercando di andare sugli esterni, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che erano stati utilizzati dal primo minuto. Per dire, Chiesa in quella posizione, quindi insieme a Ken nel 3-5-2 davanti, non ha giocato principalmente prima punta o seconda punta, ha giocato molto largo. E il fatto che non ci fosse Kostić ma Cambiaso probabilmente gli liberava un pochettino di spazio lì sulla sinistra. C'è stato Miretti che ha dato un paio di palloni, una UEA in verticale, che poi si concretizza un'azione con un cross all'indietro e Chiesa che non riesce a trovare la porta, oppure proprio una palla a Chiesa in verticale sulla sinistra. Insomma, due bellissimi palloni di Miretti, che è stato un po' il motore di questa squadra, di questa Juventus, nel cercare di verticalizzare. Weah, che quando ha avuto la possibilità di avere questo spazio davanti, ha dimostrato alcune caratteristiche di un certo tipo. Poi comunque per i singoli faremo un video analisi approfondimento nel pomeriggio, dove cercherò di fare bene o male delle pagelle, quanto più vicine possibili a una ventina di giocatori, perché abbiamo visto 22 giocatori scendere in campo per la Juventus, credo 23 per il Milan, quindi un cambio in più rispetto a quelli consentiti, pretendo la vittoria tavolino per 3-0. Sto scherzando ovviamente, però mi pare che il Milan abbia fatto un cambio in più rispetto agli 11 che erano da regolamento, ma stiamo parlando di amichevoli e nulla più. La Juventus che ha già qualche problemino, perché comunque Rovella non ha giocato, perché sarà presto in Italia per cercare di capire un po' la situazione legata al suo stato di salute. La Juventus che comunque ieri, a quanto pare, ha chiuso per questo Facundo Gonzalez, che io non conosco, campione del mondo under 20, mi pare di aver capito, uruguagio, che ha giocato nel Valencia B ed è stato eletto miglior difensore del torneo. Vedremo se sarà aggregato alla prima squadra, se giocherà nella prima squadra, se arriverà e poi andrà in prestito, se non arriverà, vediamo, ma questa è la voce di mercato di ieri sera, con la Juventus che però
nei tre dietro parte con i titolari e ha qualche difficoltà invece nel gestire le palle inattive, perché la Juve si ritrova sotto tutte e due le volte 1-0 e poi 2-1 per via di alcuni errori nella lettura delle palle inattive in difesa. Questo è stato secondo me il più grande limite della Juventus, perché abbiamo questo modo di marcare misto tra zona e uomo e tutte e due le volte ci siamo ritrovati in inferiorità numerica, tutte e due le volte con Gatti in occasione dei colpi di testa che hanno poi portato ai gol del Milan. In realtà anche noi abbiamo segnato tutte e due le volte su calcio piazzato, nonostante ci siano state delle buone occasioni anche su sviluppo dell'azione normale. E abbiamo segnato il primo gol stagionale con lo capitano, con Danilo, il secondo è stato un gol di Rugani, anche se è stato in realtà un autogol di Giroud. Abbiamo dormicchiato quindi su queste situazioni di palla da fermo, poi abbiamo punito anche noi su queste situazioni di palla da fermo. Quindi se devo mettere nel mirino il problema principale di questa prima uscita da Juventus è stato appunto il modo in cui abbiamo marcato. Questo misto zona uomo non mi piace, a maggior ragione se una squadra in difficoltà secondo me dovrebbe ripartire da delle cose semplici, quindi una difesa uomo fatta bene, ognuno si prende il suo, si cerca di non perderlo e si cerca di non prendere gol. Poi magari è una visione anche un po' all'antica del calcio, non dico di no, però secondo me se devi ripartire da delle cose fatte bene con tranquillità, io andrei sulle cose più semplici ed efficaci in assoluto, per poi evolvere pian piano quando vai a recuperare un po' di fiducia in te stesso. Fiducia che comunque oggi la Juve secondo me ha dimostrato di avere. Ci sono stati dei momenti in cui magari o il Milan veniva fuori, o il Milan segnava perché il Milan aveva fatto il gol, o la Juventus sbagliava un paio di cose in cui cercava di ritornare un po' a quello che era l'anno scorso, quindi bim bum bam, il lancio lungo anche se la difesa loro era schierata a cercare il nostro attaccante isolato, e sono quelle cose che non mi sono piaciute. Però secondo me segno anche che la Juventus sta cercando di venire fuori un pochettino da quella roba che è stata l'anno scorso e anche l'anno prima. Ripeto, è troppo presto per parlarne, perché abbiamo visto 90 minuti di fine luglio in una partita contro il Milan, e quindi sarebbe anche offensivo probabilmente nei vostri confronti mettersi qui a dirvi no, da questa partita ho capito che la Juventus ha cambiato tutto e che l'anno prossimo faremo bla bla. No, non è assolutamente il messaggio che voglio passare. Però permettetemi almeno di sperare che possa essere andata così, che ci sia stato un confronto costruttivo tra Allegri e i calciatori e che i calciatori gli abbiano evidenziato le criticità inerenti agli ultimi due anni, con particolare focus rispetto all'ultima stagione, che è stata quella che ha visto comunque coinvolta molti di quelli che fanno parte del gruppo squadra di quest'anno, ed evidenziando come lanciare sempre la palla avanti o avere sempre la palla per aria potesse essere una difficoltà maggiore, e che quindi giocando più palla a terra e cercando di andare più in verticale con meno tocchi invece che fare questo possesso palla sempre sterile nella nostra metà campo potesse essere un modo più positivo, propositivo di andare a raccogliere i risultati. Io almeno spero che questo ci sia stato, perché se non c'è stato nemmeno questo significa che siamo stati super soddisfatti dell'anno scorso, è andata benissimo così. Quindi permettetemi almeno di sognare che ci sia stato questo confronto che ha portato comunque a cercare di approcciare la partita in un modo diverso. Poi quello che sarà, io non ho la sfera di cristallo, non lo posso sapere, non ne ho idea, e ribadisco, abbiamo visto una partita di fine luglio e quindi non vale assolutamente nulla. Però la Juventus ha provato a fare queste cose e secondo me alla fine si è vista una squadra migliore rispetto al Milan. Poi girandola di cambi all'intervallo, non tutti subito, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino tre giocatori che abbiamo discusso anche nelle ultime settimane, principalmente giocatori aggregati alla prima squadra dalle giovanili, stiamo parlando dei classi 2005, Huijsen, Nongeboente e Yıldız. Allora, nel secondo tempo abbiamo visto un 3-5-2 con Ealing Junior mezzala, è già questo meraviglioso, proprio siamo nel meme supremo assoluto, con Sulé a destra nel 3-5-2, e ribadiamo ancora una volta, nel 3-5-2 dell'Egri Sulé non ci può giocare e ogni volta che gli avversari attaccano e Sulé deve difendere va in difficoltà, quindi lì no, quindi magari bastava, che ne so, invertire, mettere Ealing a destra e Sulé se lo vuoi mettere mezzala perché vuoi giocare con il 3-5-2 fai così, se no giochi 3-4-3 perché mi mettevi su lei e Yıldız dietro a Milik, però probabilmente Allegri voleva ragionare sul 3-5-2 sui tre mediani bla bla bla, però Ealing Junior mezzala quando può giocare benissimo lì sulla destra mi ha fatto un po' sorridere. Poi ripeto, dei singoli giocatori parleremo nel pomeriggio con un video a parte, però i tre ragazzi che sono entrati
Poi ovviamente aggiungiamo Ealing, Sulé, appunto Nicolussi, Caviglia, però erano tutti giocatori che avevamo già visto, già discusso un po' in passato. Questi invece sono la novità. Grandissima personalità, ma grandissima proprio personalità di Huijsen, che va anche a battere il rigore. Calcio, un rigore meraviglioso. Grandissima personalità perché lì dietro ha gestito tutto al meglio, ma veramente tutto al meglio. Sbagliato praticamente niente. Ma è un giocatore che aveva boh, 30, 40, 50 partite con la Juventus già, almeno. Quindi bravo, più di bravo, non so cosa dire. Yıldız ha fatto un paio di movimenti che mi è sembrato addirittura Federico Chiesa. Allegri aveva provato anche Mezzala nelle scorse settimane, invece oggi ha giocato in appoggio a Milik, che credo che sia una posizione molto più coerente con le sue caratteristiche. Ma un paio di movimenti fatti bene, un paio di giocate fatte bene, quindi veramente bravo. C'è margine di miglioramento su questi calciatori, c'è margine per lavorarci al meglio. E invece Ndjibwe mi è sembrato quello un po' più indietro tra tutti, che poi ribadisco anche qua, li abbiamo visti per una mezz'oretta, quindi non è che significa che abbiamo già il giudizio definitivo bocciato Nonge, promossissimi Huijsen e Yıldız, non funziona così, però le indicazioni che abbiamo avuto, a me Huijsen e Yıldız sono piaciuti, con Huijsen che mi è piaciuto tantissimo e Nonge che mi ha dato la sensazione di essere forse dei tre quello un po' più indietro. Fatto sta che è stata una nottata bella principalmente per questo, perché abbiamo visto tanti ragazzi della Juve, tanti ragazzi giovani buttati nella mischia, tanti volti nuovi da questo punto di vista, proprio perché il mercato è stato un po' avaro, e dall'altra parte la speranza che possa essere avvenuto davvero questo confronto, perché andare avanti con i presupposti l'anno scorso sarebbe deleterio per tutti, dato che alla fine si è deciso di confermare Allegri contro completamente il giudizio popolare, e ribadisco ancora una volta che io l'allenatore l'avrei cambiato, assolutamente sì, però non si poteva andare avanti esattamente come l'anno scorso, quindi si spera che si possa modificare. La cosa difficile non è tanto cercare l'approccio differente, ma è mantenerlo, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. E Allegri è un allenatore che ha fatto tanti anni di carriera in un certo modo, quindi io la trovo anche una cosa molto complicata che lui possa decidere di cambiare il suo approccio. Magari certe cose le prova, però poi bisogna dare continuità. La cosa migliore per la Juve ovviamente è sempre raggiungere risultati, quindi spero che la Juve dopo 2 anni terrificanti senza titoli e senza trionfi possa tornare a vincere. È un po' il discorso che vi facevo nelle scorse settimane, sicuramente a livello di nomi. La Juventus è una squadra indebolita perché Bonucci, Di Maria, Cuadrado, Paredes sono nomi, però in campo non ci va il palmarès, il nome o queste cose qua. In campo ci va la freschezza, l'atletismo, il coraggio, anche solo veramente vedere Yıldız e Huijsen che sono dei 2005, con la Juve non ci hanno mai giocato, fare delle partite del genere. È una squadra più malleabile, una squadra con dei grossi margini di miglioramento. E c'è da metterci le mani, c'è da sporcarsi le mani, ma può venire fuori qualcosa di veramente positivo, senza pensare di stravincere il campionato in carrozza con 20 punti di vantaggio. Ma secondo me, questa Juventus, per quello che è il livello della Serie A, se la può assolutamente giocare nella lotta a scudetto, come dicevo anche ieri. Poi oggi è un po' complicato fare le griglie scudetto perché non ci sono le squadre complete. Il Milan, abbiamo visto oggi, è una squadra tutta da comprendere, da capire, e quando loro vanno sulla tre quarti sono sempre un problema. Tra Leao, Pulisic hanno la possibilità di fare del male. L'Inter è una squadra che ancora deve completarsi. Il Napoli, campione d'Italia, ha cambiato allenatore. Non mi pare che siano queste grosse corazzate. La Juve ha delle qualità importanti e non può non entrare nella lotta a scudetto, a maggior ragione in un'annata in cui molto probabilmente non avrà le coppe. E a breve sapremo il giudizio definitivo, probabilmente oggi, già nella giornata di oggi, se ho capito bene. Quindi, secondo me, i margini per poter entrare nella lotta a scudetto ci possono essere, ci devono essere, se soprattutto se sei una Juve che da 2 anni a questa parte non ci vai vicino neanche proprio per sbaglio, e ci sono tanti volti nuovi pronti a poter dare il loro contributo. Questa è stata la nostra nottata. Se ho dimenticato qualcosa, chiedo scusa, ma sono le 6 rotte di mattina, un po' per tutti. Vi carico il video, così questa mattina, per chi ha fatto la nanna, invece si fa colazione pucciando il biscotto, bevendo un caffè, ascoltando il video. Poi recuperatevi ovviamente la partita o gli highlights, quello che volete. Ma ci sono state diverse cose interessanti, secondo me, da
da vedere e sperare che queste cose possano continuare durante la stagione, perché abbiamo assolutamente bisogno di dare una boccata d'ossigeno rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, che è stato veramente troppo poco e troppo brutto per essere vero.